Mille volte pazzo. Ma che facito, nome? Che faccio a te? Io sono un uomo di niente. Io mi ha già messo innanzi allo specchio e non mi ha già stanca mai mi scudato la faccia. Vicino a che lui ha già sprecato la vita mia. 25 anni di forze, i cervelli, in gioventù. E chi ha tu? Cato da lato, mi dico Soriano, non riesci a stare te, che avete fatto quello che volevo. Tutti mi hanno abitato per fesse, sempre. Ma io non ci posso pensare. Sulla mente una femmina come a te poteva arrivare che sia arrivata tu. 25 anni non ne potevano smentire. Ma non te credere che hai vinto un punto, eh? Io ti accido e ti pago 3 soldi. Una femmina come a te, tanto se paga 3 soldi. E quando hai già fatto sapere tu chi sei stato e la coppa qua a casa non hai niente a pigliare, mamma ha ragione per forza. E ti distruggo, Filomena, ti distruggo. Hai fallo? E a ricevere niente più. State zitto, non parliamo, come figlio di sé. Io guardo dal giuretto tutto quello che hanno attaccato a Pompi, due volte che un bacio. A voce mia non sento più. Ma la femmina si sta, e tale si è rimasta. Hai già bisogno di non dirla così, come ho dici tu. E che dai la novità, non lo sanno tutti quanti, chi sono stati a tu stai. Però tu stai ricevendo un po' tu assieme a me. E come all'altro da ci trattare, come da dietro a te, la da manera a te. Non sono tutto uguale a loro. Quello che ho fatto, me lo piango io e la mia coscienza. Ma quanto sono moglie, e acqua, non mi muovono neanche i carabini. Moglie, ma tu stai stendendo i numeri stasera. Ma a chi ti sei sposato? A te. L'inganno è palese, lei mi è testimone. Ma io non faccio niente. Io faccio solamente che donna Filomena si è aggravata, si è messa a letto e è andata in agonia. Niente mi ha detto e niente ha già capito. Ma anche tu sai niente, eh? Ma anche tu sapete che l'agonia era tutta una finzione. Quando me, che la donna Filomena vedeva un colpo allo stomaco, faceva la confidenza io sta bene. E il prete, o prete che mi ha lo chiama, non mi ha detto pure. Perché io sto cercando. E io va a fare con te. Perché non ci parevo bene, come ne stavi all'altro mondo. Non ci stavi in dei panni, pensando che finalmente me lo papà niente, eh. Bravo, mi hai capito. E quando un breve, dopo che avevo parlato con te, mi mette vicino a me e mi dicette sposate le mie strenze, povera donna, è l'unico suo desiderio. Perfezionate questo vincolo con la benedizione del Signore. E io dicette... E tanto che ci vedo, che ne stiamo credendo? E questo è un altro parolone mi ha levato. È rimasto male dopo me. Quando appena si è chiuso un breve, mi sono mandato l'orietto e l'angeli. Dopo me, dammi un sì, ma marito e moglie! E già fatti che lo zoom, mi è venuto con la risata, Gesù, ma come l'ha fatta bella tutta la malattia. Eppure l'agonia! E che mi intrometti? Sai, zitto, se non mi metti in agonia tutti e due. Io mi ero visto qua, perché sicuramente è stato d'accordo. Darà di renare, la magnana. E che se la faccio? E quei granali ha cattato tutto che le avevo. Pure a me ha cattato che granali. E perché tu ieri non mi viso che i meglio salti, i meglio gambasà e i cavalli due correva. E poi faceva correre. Ma Filomena Marturana ha fatto correre a te e corri senza catenato un anno. Ancora i correre e il tuo sangue e i capi come si cambia se procede a te. Qualunque femmina, dopo che ha passato 25 anni vicino a te, si mette in agonia, ti ha già fatto la serva. La serva ti ha già fatto per 25 anni. E voi lo sapete, quando si parteva per spassare Londra, Parigi e cose. Mi faceva carabinieri da fabbrica a Forcella, che era vicino, e di dei magazzini, a Toulet e a Furino.
Sì, no, i dipendenti suoi se la variano spugliati lì. E se non ne sta a te, Filomena, si la femmina di primo. T'aggio buttata a casa andando, meglio la moglie. T'aggio lavati i piedi. E non un verso vecchio, ma quando era una figliola. E mai, mai, come fosse sono tutti vicini a Isra, che saggio, apprezzato, riconosciuto. Ma sentimi come una camarella, che era un momento nato, si è rotto fuori l'auto. E mai che ti avessi visto una volta sottomessa, che saggio, in fondo della situazione reale che c'era fra me e te, sempre con una faccia storta, strafottente, che tu dici, ma avessi tolto io, l'avessi fatto qualche cosa. 25 anni che siamo stati insieme, non l'ho vista mai piangere. Io voglio chiamare per te, era troppo bello. La stessa storia, un'anima in bene, una donna che non mangia, non piange, non dorme, avessi visto mai a dormire, un'anima dannata, questo sì. Ma quando volevo avere tu, quando? A strada della casa da scudare, e meglio feste, meglio Natale, me l'ho passato solo, come una casa. Sai come si chiama? Quando si conosce bene, non si può dire. Ma fino a maturare bene, non lo conosce. E quando si conosce solo un male, non si chiama. A soddisfazione chiama, fino a maturare non l'ha potuto mai avere. Come all'ultima femmina mi ha trattata, sempre. E non parlare mai questo il giorno. Uno potrebbe dire, te ne sono, apre sé. Ma, all'ultima, a 52 anni, se le dire che hai fatto letto sporche di sé, come tanto schifo, addosso. Stanno conservate. Senza pochi prudenza, senza pensare. E meglio di le vanno, e se te le trovo. E se te le trovo, che fa? Chi è esso? Che è diritto di me? E senza andando a pensare che la... A pensare che la che? A pensare che la che? A pensare che la schifosa. E che te devi dire, non l'avevo capito. Tu cucino non sei vice. E questo è uno dei difetti tu. Ci andare a noi. E se potete se mettere a prese il figliolo e venderlo. E non si mette scuola. E mi mettere in casa. Ci hanno che era l'invernire. Perché si sapevo veramente che stavo morendo. E non più tardi in da fare. Prima che venivo prego da faccio scusare. Perché si sapevo veramente che stavo prendendo l'anima a Dio. E non mi ero vicino a lui. Casa abbracciata e se la sa. Maronna quando mi fai schifo. Se io stavo morendo veramente, tu che sei stavando? Già, io morendo, e a tavola apparecchiato, visto che la morte a letto. Ma perché tu morivi e io non dovevo mangiare, non mi dovevo sostenere. Che rosa piezzata. Che rosa piezzata. Rosa. Rosa, verde, paonazza. Ma perché non era padrone né in me? Non era padrone ma fa piacere a tu morire. Ma io non sono morto, e non moro, non moro, non mi... E questo è un piccolo contratto. Ma se tu hai detto che l'uomo su tutto uomo, ma che te ne importava volevi sposarmi? E se io mi sono innamorato di un'altra figliola, ma volevo sposare, perché a Diana mi ha sposato, ma che te ne importa a te se te non te ne vinti lui? Ma aspetta, sì. Ma come non importa a me te da figliolo che te ne vinti lui e di tutto quello che mi stai dicendo? Ma tu che insomma veramente chi l'ha già fatto per te? Ma io non dovrei proprio, non t'aggio mai curato. Una femmina come a me, marito tu, e mostra che c'è l'anno di 5 anni. Sapevi come? Ma siete? Tu come siete? Ah, tu ti credi che dopo 25 anni che avevi fatto la palestra vicino a te, ma me ne ero curata e non è andata a diretta. E Renato, e non te la cambiata. Ma secondo te, Domenico Soriano, figlio di Raimondo Soriano, uno dei più grandi e seri dolcetti di Napoli, non avrei pensato di mettere una casarella e di passare uno stipendio per non fare più bisogno di nessuno. Ma sta pezzo. Ma guarda Napoli, ma guarda Napoli. A sti papelli che ha buona salute, Renato. E un'altra cosa che voglio a te. E ma dai. Tengo tre figli, tu. Tre figli? Fino a me, ma dove stai in Tengo tre figli, tu. Tre figli? E ci sono figli. Allora, come? Allora, come a me? Che vuoi dire, dico a me? Parla chiaro, non fammi capire! Perché siete tutti umani uguali. Ma voi lo sapete? Io sì che sto sapendo. E tu? No, donna Filomena mi odia, ve l'ho detto. E quanti anni te? Occhio grosso
dalle 26 anni. 26 anni? Non basta. Ci devo mettere a poco. Non so figlia a te. E te conosci? Non ti va? Sanno che tu sia la mamma? No. Ma che deve sempre ci va? Ma tu stai? Che fa? Ma come fa? Che il renare tu. Qui il renare mio. Che il renare tu. T'ha già rubato. T'ha già rubato il tuo passaporto. T'ha già rubato lì da lui. Mario. T'ha già rubato. Te le vedi scarpe, i vestiti. E non le si mai. Chi la mille che è brillante, te lo vuoi. Te le scelte che l'aveva potuto. Muove il letto. E che il renare tu. Ha già cresciuto i figli. E gli teneva la Mariola rindava. Ma che fai con la sento? Uno della potete domi che l'ha presa può stagnare. L'idraulica. Come? L'idraulica, giusto il pinetto, spine fontana. L'altro poi tiene una magazzina a chiave, fa le camicie o camsa. Che bello guaglione. Umberto poi. Ha studiato. Ha voluto studiare. Ora giù lì. E scrive pure un po' più giornale. Oh, ci abbiamo anche lo scrittore in famiglia. E che mamma che è stata, io mo ce la so vecchia, al più presto mi devo trovare davanti l'ente supremo, che tutto vede, considera e perdona, e che a chiacchiere non se ne ammocca. Da quando erano piccoli in fasce non l'ha fatto mangiare il latte delle formicole. Che ne avevo dormito. E voi che avete i denari? E avevo da punto a qualche dubbio. No signore, con saluto, ma manca che mi si dà a porto. Ma non l'ho detto, voi ho risponito tu. Filomeno. Ma tu capisci quello che fa? Insomma, sti tre signori che non ne conosco manco per prossimo, che non sanno c'è cosa asciutto, a un certo punto mi vogliono pure ridere in faccia, e perché pensano, e che facciamo facciamo, aggiustano tutti i denari con Dumì. No, questo no, e che ne sanno loro? Donna Filomena ha fatto sempre cose che voleva fare, qua prudenza caga pura. O notai te ne ricompensa e passa e i soldi a Umberto per far studiare. E a così facete pure con Camusà. Voi non c'entrate proprio. Io ci provato solamente. E la veracina, la veracina, la veracina, come fanno che andate qui. Allora sì, che me ne sarei stato buono, Rispondi. E che sto consigliando tutto quanto come me alla mia. A chi aspetti? Ti togli il pensiero. Me la vari a me, sì. E che hai saputo gambare con i nostri figli? E poi, mi potrei gambare con le cose, ma ricordate? Come, figlia mia, che la fanno grazie al giorno? Era le 3:08 mezzanotte. Passa la bella per la sua figlia. La casa mia, già non è più tassi di me. E la prima volta. E che faccio? A che ordine? Dava a me se della voce del compagno. A chi aspetti? Ti do il pensiero. Mi conosco uno molto bravo. Senza volere. Camminando. Sono tornati i tuoi amici. Non sa la farina la parola delle cose. La fonda è così. Caggia fuori. Tu sai tutto. Tu sai pure che mi do il tuo peccato. Caggia fuori. Maestra sì. Non rispondi. Ah, così fai, vabbè. Che non parli più a gente di credo. Sto parlando con te. Rispondi. Figlio, sono figlio. Ma c'è no. La manetta ferma. Forse, se mi mutava, avrò visto, capito, a rovinare questa voce. Ravinda una casa con un balcone aperto. Rovica presa. Racoppa una finestra. Ma poi non sai, Daniele, ma perché proprio da chi sto bene? Che non sai la faccenda dei fatti miei? Allora, è stata essa, è stata la roba. Si è vista a tutto, ha detto che tu, ma ha voluto parlare. Allora, a Maronna per parlare si è venuto. E poi mi hanno detto, ti togli il pensiero. È stata pure essa che mi ha detto, come metterà la prova. E non sa ci seguire o amare nella dei grossi che cagava facendo così. E i figli sono figli e giocare. Già perciò sono rimasto da andare vicino a te. Per loro ha già sopportato tutto quello che mi fa e come mi trattato. E quando che ragione se innamora di me, come volevi scusare, caro voi, se non già sei immaginato, tu ammogliata la casa tua. E io sono udita di tre camere e cucine. La prima casarella che mi mettiste,
quando dopo 4 anni che ci conosci, finalmente me la passava la cosa. E non volevo sposare con il giorno, ma tu facci scongeloso, ti tagli lì dei vecchi. Io sono ammogliato, non ti posso sposare, se dissi che ti sposo, e tu non ti stai chiamando, perché tu sai chiamare. Tutto il contrario di me, tu sai chiamare. E vabbè, chi studi sti rimedi? Dormire come va bene, con tutta la buona volontà, non lo posso sposare perché è ammogliato. E ti danno andando a San Bodito. Ma poi, dopo 2 anni come un retto, un tempo passato, e sembra a San Bodito. E pensavo, è giovane, non si può attaccare a tutta la vita da fermo. Verrà un momento che non si deve sacrifici che ci fa. Mi aspettavo. E quando è andata ti riceve, tu mi, o sai che sei sposato, e la figliola che stai per in petto a mia vita è una strada. Tu non rido. Ti mettiva a ridere, tale e quale come quando stai lì con l'amico tuo, un coppa a tu stedi i primi saluti, che la risata che non muove, che la risata che commenti la vizista, che la risata che se bastisse, chiunque fa, ti avrei acciso quando veniva così. Io aspettavo, grazie ai complimenti, che oramai si è fatti vivi, tale 50 lui ha, atto, come ho zitto, che il mio segreto sempre il giovanotti, con la presenza in me, se vestisci, porta i fazzoletti sporchi di sé, mi metti lì da casa, mi metti me la mia da casa, mo che lo so con me, te ne caccio a casa, ci siamo sposati, o prendo ci ha sposato, che sei in casa mia! Non mi pare che non stai facendo venire tu a me. Henry, che non mi fa piacere che stai venendo lì. Papà, come a te, non sei venire lì. Tu capisci? Che voglio? Hanno portato la cena. Perché? Non dovevo mangiare, secondo voi? Chi sta facendo niente? Ando qui. Trasito. Buonasera. Vieni, Carlu. Guardaci. Intacca. Signore, il pollo è bello grande e può saziare pure a 4 persone. Tutto quello che avete ordinato è di primissima qualità. Primissima qualità. Oini, cosa che fa? Posa la cena, bello a te. E qua ci sta Proi. E qua ci sta il dolce che piace tanto alla signorina. Vi siete ascoltati? Ehi, ma tu, quando stamattina siete venuti a ordinare la cena, io vi ho chiesto se tenete la cozione vecchia e voi avete detto, vieni stasera, che se più tardi c'è una bella notizia e succede, che le dico io, tendono questi che devono, o vi, e tu via. Ma non l'avete avuta una bella notizia? Giuritto, lasciaci e va a te. Vabbè, ce ne stiamo andando. Guarda, io non c'è nemmeno il signore non ha avuto una bella notizia. A fortuna mia. Buona serata. Con la macchina di una
Qui darei più fastidio che altro. A Bologna invece ho certe cosette da fare, tante farrucce da mettere a posto. Ma tornerò fra 10 giorni. Verrò a vedervi, Domenico. Come sta? Ma insomma, è sempre la domenica. Ma il prete è venuto? Il prete è venuto! E con voi ha visto che sta l'autorizzazione. L'autocanza! Non capisco. L'autocanza! Levatevi questo! Posso un coppa seggio? Posso un coppa seggio? Mettilo sulla sedia! Ha visto che ha autorizzato e ha consigliato a Don Domenico di perfezionare il titolo in essere vita. Posarsi! Posa la rosa! E Don Domenico l'ha trovato giusto, perché ha pensato, è giusto, sta disgraziato e sta vicino a me da 25 anni e tante altre conseguenze e sconseguenze che non abbiamo il dovere di spiegare. È venuto vicino a lei e ci siamo sposati con 2 testimoni e la benedizione del sacerdote. Certo, saranno i matrimoni che fanno bene. Mi sono sentita subito bene, mi sono alzata e abbiamo rimandato la porta. Naturalmente, dove non ci sono infermi malati, non ci possono essere infermieri. E le schifezze, le porcarie, davanti a una che sta morendo, perché tu sapevi che stava morendo, e dettata si sta. Andate nelle comitie di vostro e trovate la ragazza. No, che si va bene. Ah, e se proprio vi volete trovare bene, dovete andare là, solo, dove sta voi. Ma dove? E ve lo potete dire da Don Domenico, che quelle case le frequente già e le frequente già voi. Andata. Grazie. Non c'è di che. Buonanotte. E la consiglia tra te, dove? Come sono venuto? Sanno sempre una cosa. Tutti sanno sta colpando non ci arrivi. E parola dopo sanno la sa. Te conoscono. Siccome Natale è una cosa che a due cose distrugge. Tu ha detto una cosa prima e io ci stavo pensando. Ha detto, è nata cosa che vogliate e mamma. E non ha cosa stai per la varietà. Ma che devi sentare per la vita? Che vuole? Rispondi. Tu mi, a sangue, e mi sto crescendo una bella cartina, ma quanta cosa che la giamba là. Che vuoi dice? Mamma nonna mia. Oh, guardine, sì. Guarda chiaro, figlio mio, un paziano quando stai facendo pigliare la fredda. E i figli sono figli, hanno sapete, ma da loro bene, non sanno mettere scuole vicino alla tua, quando vanno a cercare una carta, un documento, a famiglia che sono usciti con uno sforzo, con un consiglio, sanno chiamare con mamma. Con mamma che? Come mi chiamo? Ci siamo sposati. Soriano! E questo l'avevo capito, ma dopo che lo sentite da quella bocca sacrina, da pure se te ne caccia a capo, ci pure se ne scamazza a capo, come se la scamazzasse una serpe velenosa che si distrugge per liberazione dei poveri cristiani che ci vogliono capitare. Ca in da casa mia, che le figlie... E che? Tuoi. Se mi domandi che ne posso dire tu, se mi domandi chi, non ti posso rispondere perché non lo so. E manco tu lo sai. Ah, tu ti volevi mettere a posto la coscienza, ti volevi salvare un toccato, mettendo in da casa mia 3 strade. Se andanza una voce mia, non ci metteranno bene, che dico. Con parlare di me, non giura, che hai intentato fatto un giuramento, ti sto cercando delle mostre da 25 anni. Non giura, perché un giuramento che non potresti mandare, e non avresti dannato, sono io che non potresti cercare delle mostre. Strine, casino. Ma che ha te ne sei dato? Che buio, rispondi. E per cosa dici? Non dico. Ma che, perché? Io non so ce la facessi, va. Per cosa dici allora? A donna niente, a donna niente. Ti piace trovare un... e ti metto uno spirito. La magia che ti. Filomè, ti faccio abballare, ti faccio capire.
chi è Domenico Soriano, di che parte resta? Tu rimani, vai a chiamare l'avvocato mio, conosci. E parlami di me. E parlami. Ti faccio vedere chi è Domenico Soriano. E parlami. Sì. Rosalì, assettate, che te l'hanno voluto, Rosalì, assettate, assettate, Rosalì, assettate. Hanno stato scelto belle cardini, ma quanta cosa che la giambarà! Ti ricordo questa risata, Filomena Martorà, pronto fuori! Non l'hai bloccato? Vabbè. Poi lo stacca lui.